L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Buongiorno professore, viva. Sì, senti ecco. Che do un'indicazione a Torino. Sì. Allora, il 23 sì. Non è un'inaugurazione. Uh-huh. A Torino, al Palazzo delle Esposizioni, Torino Esposizioni, la Biennale è inaugurata con i 700 artisti. Dal momento che, essendo io non dogmatico e non burocratico, a quelli che erano in ritardo o avevano ricevuto tardi l'invito e avevano qualche problema, ho detto potete venire, potete portare le opere, essendo invitati in qualunque momento, in qualunque mostra, d'altra parte questo accade, che magari un'opera arrivi più tardi, a maggior ragione se l'artista la porta avendo avuto una richiesta tardiva, come può essere accaduto nella difficoltà di ritrovarli tutti attraverso mail, eccetera. E quindi il 23, per esempio, il 22, 21, da oggi a domani, una bravissima che si chiama Francesca Montinaro, che ha fatto scenografie per la 7, per diversi programmi, ha costruito una specie di circuito, di una, è una specie di teatro con dei quadri che si muovono con persone che li animano dentro le immagini video. Bello. Che è abbastanza complesso di allestimento, quindi non riusciva a farlo per il 17-18 e ha avuto bisogno di più tempo. Sarà pronto, sempre che si riesca a realizzarlo veramente, il 23. Allora ho chiamato Fassino, l'ho invitato per il 17 ma aveva la madre che stava male. Il 18 poteva fare un salto ma avrebbe dovuto farlo sempre con le emergenze materne. Abbiamo convenuto, e lui ha confermato, che la giornata fosse il 23, in maniera tale che lui potesse con ciò vedere anche alcune delle opere, oltre alla Montinaro, altri 7 o 8 artisti arriveranno portando e comunque completando la loro presenza, e quindi non è un'inaugurazione ma è una visita del sindaco di Torino con l'assessore regionale Coppola e con altri personaggi, viene Allemandi, l'editore, che erano venuti il giorno 17, e quindi fanno una visita e vedono anche altre cose, per cui gli artisti che sono sopraggiunti saranno con loro e con noi, e quindi dalle 4:30 alle 6:30 ci sarà questa visita con il sindaco di Torino, che mi pare importante, molto, e con sì. l'assessore regionale e con gli artisti nuovi, anche con opere nuove, quindi ci sarà una ragione per inaugurare, diciamo, altri 7 o 8 o 10 o 12 artisti che portano le loro opere. Bene. Questo avviene il 23, lo dico anche, ci siamo in diretta con Radio Yes, che benché a Roma sarà piena di valorosi romani che prenderanno i mezzi per poter venire a vedere la Biennale di Venezia a Torino, che è anche un miracolo, diciamo, religioso, perché Venezia a Venezia e Torino a Torino, ma solo Sgarbi poteva fare Venezia a Torino. Solo lui. Senti, volevo dire una cosa. Adesso noi possiamo colloquiare, professore, non ancora. Ma no, no, io ho parlato con Grasso e lui è soddisfatto. Io non sapevo che l'apertura fosse dalle 2 alle 8 del pomeriggio, ma ho imposto per spirito, diciamo, democratico e perché nessuno possa avere l'alibi di non essere andato, anche per parlarne male, che il biglietto fosse assolutamente gratuito. Quindi abbiamo superato l'idea di pagare con un piccolo biglietto il riscaldamento e suggeriamo di andare alla mostra con i cappotti, come uno passeggia per le strade, certo. E di avere però l'ingresso gratuito. Bene, bene. Va bene. Ultima cosa, faccio un pochino da portavoce in questo caso, lo scultore Sergio Unia, che mi ha detto che si è un pochino lamentato, ma ha detto nessuno mi ha invitato, cosa? Vabbè, digli che chiami Grasso e vediamo la sua, mettiamo anche Unia, se uno che si chiama Unia, perché dobbiamo lasciarlo a casa. Sì, mi ha detto che nella tua lista dei 29 artisti che avevi scritto. Va bene, e si vede che sarà sfuggito. Non... Certo, quindi posso dire... Digli di andare, se lo dice Cronaca qui, o come siete voi, vuol dire che lui merita di esserci. Okay. Bene. Noi diciamo alla vostra richiesta, diciamo yes. Beh, che grande! No, che non si dica che noi poi è un diario internazionale, grande. Quindi questo viene, uno può dire not, noi diciamo yes. Che grande! Yes. Mamma yes. Mia.
Yes. Che grande. Aunia, yes. È grande, grande, grande. Va bene. Va bene. Ciao, caro, ciao, ciao. Dunque, io adoro questo suo modo di... Ieri lei diceva, io lavorerò per essere in più posti. Sì. Ecco, e lei lo sì, sa. Eravamo a Torino, esatto. Altrimenti mi toccava di dire, quando ero sottosegretario, sì, certo. Avevo questa abitudine, avevo eliminato l'anticamera, perché sì. Quando lei va da qualunque ministro, è stato l'altro giorno a trovarne uno, sì. Naturalmente c'hai quello che è prima di te, quello che è dopo di te, quello entra, sta dentro 10 minuti, poi entri tu, stai dentro un quarto d'ora, sì. E quindi tutto questo movimento impone delle anticamere, ah. Se uno sfora un attimo, tutte cose logiche. Qual è l'unico modo di eliminare inutili attese, sì. Con 1000 vantaggi? Eliminare l'anticamera e far sì. Entrare tutti, sì. Anzi dare a tutti l'appuntamento alla stessa ora, certo. Quindi tu dai l'appuntamento a 8 persone che hanno 8 problemi diversi alle 13 o alle 16 e questi arrivano. Ehi. Naturalmente non è che puoi scegliere perché uno ti piace di più che entri prima, li fai entrare tutti, ti presenti come in un cocktail, dice ma io sono qua perché voglio fare l'allargamento della strada, dell'autostrada, io sono qua perché devo evitare l'abbattimento di un casale, io sono qua perché mio nonno, mio zio, pittore, sì. Io sono qua. Ora questi qui ognuno racconta la sua in un discorso molto... come dire, condiviso, sì. E a un certo punto tu scopri che il numero 2, quello che aveva il problema della casa, il numero 7, quello che aveva il problema del pittore, si possono aiutare vicendevolmente risolvendosi il problema l'un l'altro. Fantastico. Perché uno ha il parente che sta ai lavori pubblici e l'altro ha il parente che ha una galleria che vuole esporre proprio le opere di quel pittore. Per cui, facendo questo meccanismo, come quando facevo gli esami all'università, sì. Facevo gli esami non a uno ma a 40, sì. Se uno non rispondeva lo passavo a un altro. L'esame quindi non durava un quarto d'ora, ma durava 5 ore, sì. Eravamo tutti sotto torchio per 5 ore, e comparativamente si verificava quello che uno sapeva, quello che non sapeva, uno che non rispondeva a una domanda rispondeva a un'altra e l'altro rispondeva all'una. E con questo meccanismo di compenetrazione futurista ho fatto tutti gli esami quando ero all'università negli anni 80, e ho fatto 1000 riunioni memorabili e indimenticate al Ministero in cui tutti si trovavano e poi facevano amicizie, poi nascevano fantastico. Amori, figli, bambini, fantastico. Qualunque cosa. Fantastico. E quindi adesso ho continuato così, cioè questa mi chiedeva una cosa, ha per, fatto benissimo. Tutto sommato è una notizia che può essere utile anche per chi di Roma voglia andare a Torino, certo. A vedere questa bella biennale, certo. Piena anche di romani. Questa di cui parlavo Montinaro è una romana la quale ha fatto guarda caso ne può parlare dopo, vedi che tutto si collega, sì. Ha fatto le scenografie per il programma della 7 di Alba Parietti. Hai capito? Incredibile cosa. Fantastico. Quindi io ritardo la presenza della Montinaro, che non ce la faceva esserci il 17-18, invitata da me, ma con una macchina complicata che deve montare, richiedere gli sponsor che volevano avere più tempo, più spazio. La segue Ines Musumeci Greco, che frattanto è la sorella e la parente di quello che è stato un famoso maestro d'arte, fiorettista, maestro che ha dedicato la strada, e la quale fa la gallerista e lavora con questa Musumeci, questa Montinaro, la quale è un'artista ma è anche una scenografa televisiva, sì. E questa bellissima scena io l'ho vista, quindi ho capito che meritava, andando ospite della Parietti, che potrà confermarlo, certo. Quindi che noi sì. Mentre parlavamo a Torino di una cosa che riguardava un'artista romana, parlavamo della Parietti. Beh. Che va in onda fra 20 minuti e hai che capito? Potrà confermare quanto è brava la Montinaro. Questo è come se fosse quell'ambiente nel quale il ministro, all'epoca il ministro Vittorio Sgarbi, faceva confluire tutta una serie di personaggi con una variegata pletora di richieste, eccetera, che lei è oltre, non c'è niente da fare. Dunque allora succede che Montezemolo ha appena annunciato che si candiderà per le elezioni del 2013 con un movimento che si chiama Italia Futura, così dice. Ma guarda un po'. Eccolo qua, eccolo. Proprio lui. Si chiama Italia Futura, è una notizia passata. Aspetti un attimo, sì. Porca miseria. Sì, sì, c'era sì. Marchetti, c'era il sovrintendente sì. Dell'Abruzzo, quello dei. E sentiamolo, siamo qui. Lo so, però c'è appena, adesso lo richiamiamo. Detto questo, sì. Che essendo però dell'Abruzzo, è anche di Roma ed è anche di Noto, per cui anche lui tiene 3 postazioni su cui certo. Si può muovere. Allora, diciamo una cosa: che per una notizia che si lega a Italia Futura, sì. Possiamo dire che è un po' antica, perché se la mena con Italia Futura da qualche anno ormai, sì. E ormai è diventata... Non è più futura, è passato recente. Ma io ho capito che chiunque può prendere dei voti, sì. Quindi ho escluso che Montezemolo, non so con chi e con quale ideale possibile
magari blocco centrista, oppure alleandosi o mettendosi a fare le primarie. Beh, Della Valle, lui, poi c'è della roba, c'è. No, no, il problema è quanti voti prendono. Però ieri sera ho visto, prima di uscire per andare a cena da un miliardario che vuole fare la riforma del mondo anche lui, che vuole proseguire la riforma di Obama, e prima di... aspetti, vediamo chi è questo. Pronto? Sì. Eccolo qua. Chi è lei? E Carlotti chi è? No, non mi ricordo. Il pittore. A casino, vorrei presentare il suo libro. Ah, certo, allora mi chiami fra un due ore, che adesso sono in alla radio. E allora, detto questo... Certo. Il, che pletora, visto... che pletora di umanità, che si appresta al genio, perché io lo adoro. Una pletora di umanità. Beh, bene, dunque, diciamo, ieri sera a Milano... Sì. A cena da miliardario. Avviene che aspetti che guardi, sì. Non ho fatto passare. Diamo un attimo. Allora, avviene che vado a cena da un signore pieno di tartuffi. Certo. Ma qualcosa non è male, che vuole cambiare il mondo. Per niente. Io l'ho ascoltato, dico adesso vediamo come si cambia. Sì. Ma prima di uscire ho guardato Ballarò. Eccolo. Pronto, sono Sgarbi. Sì. Oh, professor Sgarbi, buongiorno. Come va? Sì. Bene, lei? E mi chiamò il Marchetti, vidi, adesso. Sì. Ah, e dunque, Ringhiera Marchetti è al centro. Ma lei il numero di cellulare ce l'ha, Ringhiera Marchetti? Sì, ho fatto, mi ha chiamato lui adesso, questo numero qua. L'abbiamo memorizzato. Ah, facciamo una cosa, io adesso lo chiamo e gli dico di richiamarlo. Va bene, perfetto. Va bene. Molti auguri, buon Natale. Buon Natale. È contenta di sentirmi, no? Te la saluto, certo. Auguri anche da parte nostra. A Ritorano, per quello, essendo Ritorano, è ovvio. Certo. Molti auguri. E adesso lo chiamo. Grazie, grazie. E detto questo, sì. Ho visto Crozza che ha fatto un po' di parodia di Berlusconi Mubarak, la moglie. D'altra parte, la figlia, la nipote di Mubarak, insomma, cioè Ruby. Ruby, lei, proprio lei. Ha fatto un figlio, o una figlia, ieri. Ieri, sì. Il che vuol dire che è stata ingravidata da minorenne. Quindi il padre che l'ha ingravidata, perché lei è diventata maggiorenne meno di 9 mesi fa, deve essere perseguito, esattamente. Deve essere perseguito, perché se per caso le ha dato 20 lire, anzi 20 euro, mentre la scopava, è il frutto di una prostituzione minorile con paternità. Ecco. Pronto? Sì. Chi è ancora? Eccolo. Marchetti, no? Marchetti. Ecco. No. Bene, bene, bene. Allora, mi ha chiamato la prefettessa ex, che annuncia che lei non verrà perché non ha avuto lo sdoppiamento del mandato, quindi non rimane presidentessa della cosa di Noto, del comitato di Noto, e l'altro che si sveglia domani non viene, quindi non viene neanche il prefetto nuovo. Ecco, allora voglio dire, non vengo neanche io, nel senso che io sarei venuto di corsa, ma poi dovevo ripartire perché sono ancora a Milano, dovevo arrivare a Roma per le 5:30, prendere un volo alle 8 per tornare. Però mi collegherei telefonicamente, manderei un mio carabiniere pieno di ansia e di verità a prendere il libro, ma mi collegherei telefonicamente, così mi dite due o tre cose che vi dico. Se tanto ci siete, siamo verso le 6, è perfetto. Vabbè, via. Vabbè. Ciao. Vecchio Marchetti, ciao. Ancora lui, vecchio Marchetti, Sì, Marchetti è quello che è stato guardato con legittimo sospetto, perché non ha impedito, diciamo così, o ha favorito, non ha impedito l'incredibile grattacielo ascensore che sta dietro il Vittoriano. Sì. E quindi... Ah, eccolo, ecco perché mi diceva qualcosa. Insomma, adesso, non apriamo questo capitolo, no, che vabbè, ho già aperto, peraltro, e che mi ha fatto sostenere Alemanno e poi mandarlo a... non parliamo di Alemanno, lasciamo perdere. Sì, via. Però è anche il commissario per la ricostruzione dell'Abruzzo, niente di meno. Sì, lei fra l'altro ha dato la disponibilità per essere presidente dell'auditorio di Isernia, vero? Possibile? Ha dato la sua disponibilità? Presidente della? Auditorium di Isernia. Io sì, o no? Sì, io dico io perché sono il suo curatore di tutto quello che viene. Ah, lo hanno detto loro, perché l'auditorio di Isernia è un'architettura, adesso mettiamo dei puntini, Sì.
di tale puntini puntini, che è puntini puntini puntini, certo, perché io non dica puntini puntini, certo, quello che dovrei dire o potrei dire puntini puntini puntini, puntini, è quasi meglio nominarmi nel sovrintendente, perché a quel punto uno fa con, come con i figli, ogni scaraffone è bella mamma soia, ecco appunto. E allora credo che sia questa l'unica ragione, no, anche infatti io sono sempre Sgarbi, me l'ho dimenticato, sono anche in grado di fare delle cose straordinarie, però anche soltanto per impedirmi, se pensi che una volta io sono stato pagato da una celebre industria automobilistica, sì,